calcio canavesano nuovamente in primo piano, un calcio canavesano che ormai se per chi segue questo sport il territorio è sempre stato ed è tuttora ricco di società che lavorano in più ambiti, non solo per quanto riguarda le prime squadre, le squadre adulte, quelle che affrontano i campionati maggiori a livello regionale, ma naturalmente anche il settore giovanile. Il settore giovanile che diventa sempre più fondamentale, anzi negli anni molte società hanno concentrato tantissimo il lavoro sulla linea verde, la cosiddetta linea verde, proprio perché rappresenta il futuro anche delle prime squadre. Oggi siamo qui con Luigi Gigi Pulici. Gigi Pulici. Mitico Gigi Pulici, una delle colonne della Vallorco, perché società storica e società. Con te Gigi parliamo appunto, prima di tutto di te, perché quest'anno 2023 tu hai festeggiato un traguardo importante, 30 anni di carriera nel mondo del calcio. Dilettantistico. Sociale. E in più appunto rappresenti una delle società storiche, punto di riferimento per tantissimi giovani e per lo sport del calcio in canavese. Allora, prima di tutto appunto parliamo di te, Gigi, 30 anni, in un attimo... Sono volati. Come sono stati questi 30 anni di passione? Bellissimi, non posso dire di altrimenti. Sono partito accompagnando, come fanno tanti genitori, accompagnando il proprio figlio, certo, che aveva 7 anni. E di lì, prima col Gran Paradiso, poi con l'Alto Canavese, che ho dei ricordi stupendi. E poi, dopo la fine del discorso Alto Canavese, con la Rivarolese, anche lì con esperienze stupende, Serie D, eccetera, certo, avevo deciso di smettere, che era giusto così. No? Invece? E invece il buon Cesarino mi ha convinto che si poteva ancora avere bisogno del sottoscritto e così con lui e Galati Carmelo mi hanno trascinato dentro il Vallorco nel 2009 e da lì me la sono sentita molto mia come società, certo, come idee. Sono riuscito a coinvolgere dei personaggi che attualmente sono ancora presenti e che hanno continuato, continuano tuttora il mio modo di, il mio pensiero, certo, che è quello innanzitutto che siamo dilettanti e non siamo professionisti. Questo è importante perché è vero che la professionalità, qualsiasi cosa si faccia è importante. È vero che bisogna a volte distinguere e anche, non dico tenere i piedi per terra, perché molto. Oggi purtroppo vediamo molti casi, soprattutto a livello giovanile, dove si immagina di avere il nuovo Ronaldo, il nuovo Messi e tante certo. volte invece la gavetta è talmente dura che poi ci si perde troppo facilmente. Certo. Prima hai citato Antonio Cesarino, quello che è veramente il simbolo di questo Vallorco. Sì. Tra l'altro, ma non è solo il simbolo del Vallorco, scusa se ti interrompo, no, certo. perché Cesarino, io l'ho detto anche ieri che gli abbiamo dedicato un pranzo, una giornata per lui, in tutte le volte che vado in federazione, parlo con qualche presidente di altre società, dopo due parole mi chiedono, ma Cesarino come sta? Me lo saluti, cioè non è solo una figura del Vallorco, sì, Cesarino è una figura molto importante per quanto riguarda il territorio, il chiaramente non so. È conosciuto, certo. non è che non sia conosciuto, poi ha 86 anni, non è un ragazzino, perciò un po' di storia ce l'ha. Beh, la sua passione, dal 1950 che il suo modo di essere, lui ha veramente... Sì. tra virgolette allevato centinaia di ragazzi che poi hanno fatto hanno vestito le maglie non solo del Vallorco ma di tantissime squadre del canavese e non solo ha fatto veramente molto bene. È stata una scuola di vita, è stato un papà aggiuntivo, un nonno aggiuntivo, per tantissimi dei ragazzi che hanno e continuano a frequentare il calcio. Però dicevo, Antonio è appunto un simbolo ancora importante. Però all'interno del Vallorco comunque state lavorando perché a livello anche di direttivo ci saranno delle novità. Puoi accennarci qualcosa? Ma qualcosa si può accennare anche perché di più non posso dire perché non abbiamo ancora diciamo affinato tutto quello che è la parte legale, la parte... Perciò, quella burocratica. Quella burocratica, però l'idea c'è. Già da qualche anno noi
siamo abituati nel direttivo a lavorare proprio uniti, ciascuno al proprio settore, al proprio area di lavoro, e non ci scontriamo, non che non ci scontriamo, ci scontriamo. Ma giusto anche quello. Però una volta che abbiamo chiuso lo scontro, ciascuno si prende carico della filosofia scelta e se ne rende partecipe di quello lì. Perciò si lavora tutti quanti, non uno contro l'altro, ma tutti insieme. E ci sono cinque figure nel direttivo: il sottoscritto, Cocco e Fisio, che certo, che tra l'altro è già venuto anche a trovarci. Io le metto in ordine di anni di Vallorco. Poi Cocco Agostino, che certo, è il nostro vicepresidente, poi Ponzetto Dino e Corrado Mazzocchi, che certo, è l'ultimo arrivato. Sono personaggi che sono molto importanti per quanto riguarda la Vallorco, per la filosofia che ha la Vallorco. Certo, ecco. Filosofia che naturalmente si ripercuote in senso positivo su quelle che sono poi le squadre che vanno certo, in campo. Certo. Partiamo dalla prima squadra. Siamo dalla prima squadra. Squadra di promozione. Il campionato simbolo, storico. In 10 anni dalla terza alla promozione. Avete fatto un bellissimo cammino, un bellissimo passaggio. Siete rimasti anche, tra l'altro, con la filosofia giusta, quella di dare anche molto spazio ai ragazzi della vostra squadra. Questa... Ragazzi che tanti sono cresciuti nel vivaio. Esatto, che questo è fondamentale. Iniziate la preparazione il 21. Il 21, sì. Qual è l'obiettivo che vi ponete per quest'anno? L'obiettivo è quello di rimanere in questa categoria, cercando di non tribulare, come si dice, fino alla fine. Certo, faticare il meno possibile. Però no, non abbiamo ambizioni di andare oltre questa categoria al momento. Anche perché più sali e più c'è bisogno di strutture. Già adesso siamo in difficoltà per quanto riguarda le strutture, i campi, e dobbiamo migrare in diversi comuni perché siamo una famiglia numerosa. Certo. Allora... Bisogna tener conto di queste cose qua, non basta avere... Mi permetto di dire, i professionisti insegnano, in queste settimane c'è stato un caos incredibile. Ma il caos è stato anche dettato dalle nuove regole certo, della federazione. Come sempre, loro finiscono il 30 giugno, il 1 luglio devi essere in grado di fare tutto, però se tutto nuovo non è così facile. Non è così facile. Abbiamo tribulato, sto ancora tribulando. I tesseramenti, nel capire come è giusto, cosa non è giusto, dove certo, andare, dove non andare, perché c'è anche fiscalità adesso. No, assolutamente, molto. Rispetto a un tempo ci sono controlli anche un pochettino. La tracciabilità anche di tutti i tesseramenti, no? Bisogna fare attenzione anche lì. Perché, assolutamente. Prima squadra, abbiamo detto. Prima squadra, ci sono degli inserimenti, comunque lì la prima squadra... è figlia di Cocco, di Efisio, sì, certo, è lui che da anni gestisce quell'ambiente, è un grande amico, grande certo, professionista, professionale. Un uomo di campo. Molto, uomo di campo, uomo di spogliatoio, soprattutto. Soprattutto di spogliatoio. Trascinatore. Sì. Un'altra colonna portante imprescindibile. Senti, invece, dicevamo prima, è fondamentale la linea verde, il settore giovanile, certo, eccetera. La Vallorco da sempre è stata una delle società del territorio che ha puntato fortemente. Certo. Continuate a puntare fortemente, continuate a lavorare. Certamente. Ecco, quali sono anche in queste case certo, le prospettive, gli obiettivi che vi siete posti e che vi porrete? Allora, gli obiettivi sono sempre quelli di crescita. Crescita dal punto di vista numerico, ma anche dal punto di vista tecnico. Certo. La qualità è importante, però fai qualità se hai quantità, se no diventa un po' difficile fare qualità e non avere quantità. Certo. E abbiamo tutta la filiera, perciò dalla Juniores che è al servizio della prima squadra, contiamo che in questo periodo di questi ultimi 10 anni abbiamo raggiunto la Juniores regionale, che è il Vallorco, ha detto di Cesarino, non era mai andato in regionale, è stato un trevo, purtroppo un flash di un anno, però va bene. Beh, perché comunque è una categoria comunque molto tosta. Certo che è tosta. È tostissima. Tosta. E l'anno scorso avevamo due squadre come settore giovanile scolastico nei regionali, quest'anno ne abbiamo solo una, per il momento, perché bisogna vedere ancora i 2010, giovani e simili under 14, che ha cambiato anche lì il sistema di qualificazione,
molto bene nell'attività di base, molto bene, perché nella categoria esordienti tanti numeri, abbiamo tante più qualità. Di 60 ragazzi solo nelle due categorie esordienti, perciò faremo anche lì due squadre 2011, due squadre 2012. Okay. E lì. Ma non faremo A e B, eh? Sì, sì. Noi non siamo mai stati, io poi personalmente su quel caso lì, no, cerchi di far crescere tutti, perché non è detto che quello che è bravino nei pulcini possa giocare in prima squadra, certo. E viceversa, non è detto che quello che è in ritardo fisicamente, certo. Non possa avere l'esplosione, non possa avere, io o la crescita. Ho da scrivere delle pagine di ragazzi che erano bravini nei pulcini e adesso non giocano più, e ragazzi che magari erano lasciati un po' accantonati e adesso giocano anche in promozione. Mi viene da dire che ogni tanto leggo un po' le storie di giocatori di categoria superiore e tanti, ci sono tantissimi che effettivamente sono stati scartati di qua, scartati di là, perché non erano fisicamente forti, avevano delle pecche sotto il punto di vista tecnico, e oggi alcuni di questi sono attualmente, e altri sono stati giocatori che hanno scritto le pagine della storia del calcio italiano e internazionale. Io non faccio nomi, ma ne avrai da fartene, Nomi anche da noi, perciò no, non è così secondo me, secondo tanti anche che la pensano così. Ma è una giusta filosofia, bisogna dare la possibilità a tutti. È come scuola no. mica quello che è più vettino indietro, tu non lo segui, no, lo segui lo stesso, la stessa cosa da noi. Anzi, dagli un po' più di possibilità. Devi lavorare più con lui, con lui per farlo crescere. Certo. E su quello noi, i Pulcini anche sono, abbiamo per adesso tre gruppi, e sono contento, sono più che soddisfatto. Diciamo che raccogliete quello che avete seminato in questi anni. Certo. Anche Gigi Pulici dopo 30 anni raccoglie sicuramente quello che ha seminato. Se ti guardi un attimino indietro e ti chiedo di cosa sei soddisfatto in questi 30 anni di carriera e invece che cosa avresti voluto fare e non sei riuscito a fare e proverai ancora a fare prossimamente. Allora, cosa sono soddisfatto? Che il mio modo di pensare è accettato da parecchie persone, e quello vuol dire che non ho sbagliato il mio modo di pensare, il mio modo di approcciarmi a questo sport. Su quello sì. Quello che mi dispiace è di non aver continuato con la filosofia dell'Alto Canavese, ma non perché Alto Canavese, si potrebbe chiamarlo in qualsiasi altro contesto, cioè la poca disponibilità delle società a collaborare, cioè il campanilismo, il lavorare per il proprio campanile, su questo io sono sempre stato un po' contrario, no? Certo. Infatti stiamo cercando, io ho sempre collaborato con società, collaboro col Castellamonte, collaboro col Forno, collaboro col Valmadone, anche con Rivarolo in maniera un pochettino più difficile, certo. Perché loro... Beh, siete effettivamente su un piano di qualità, sì, e sì, diciamo sì, che sì. Poi... Stiamo arrivando anche noi. Poi la concorrenza Rivarolo, Cornier, Rivarolese, Vallorca è storica, Derby, Caldi, certo. Ce ne saranno anche quest'anno in promozione, quindi sicuramente... E poi ci sono realtà con che no... Cioè, noi, per esempio, stiamo collaborando molto con Locana, perché Vallorco è Valle Orco, Vallorco, certo. Sarebbe logico avere una possibilità di lavorare con tutto il settore giovanile, certo. Ma non per altro, no, non per una questione economica, proprio una questione per poter far crescere di più tutto quello che è il sistema di calcio giovanile canavesano, che è in ritardo rispetto a Torino sicuramente, ma anche Ivrea è in ritardo rispetto a Torino, certo. Siamo tutti in ritardo. Beh, perché abbiamo meno disponibilità, abbiamo meno disponibilità, meno persone, certo, meno ragazzi. È vero che nella storia del calcio canavesano ci sono stati storici tentativi di unire le forze, purtroppo non è andata sempre così. No. Chissà che però effettivamente anche in base a quelle che sono le esperienze fatte sino ad oggi e tu ne rappresenti proprio l'esempio, la tua esperienza messa a disposizione anche di un futuro, di un calcio che è cambiato tanto, perché una volta e con molti tuoi colleghi del mondo del calcio abbiamo parlato, abbiamo analizzato dicendo
Anche solo fino a 15-20 anni fa ogni paese aveva una squadra, ogni paese aveva la sua squadra di settore giovanile. Oggi invece purtroppo... Oggi è sceso numericamente drasticamente. E lavorare così diventa sempre più complicato. Sempre più complicato, sì. Però proprio perché è complicato è giusto che all'interno dei vari comuni ci sia i piccolini, perché spostare i piccoli ritengo anch'io che sia difficile. Però poi quando arrivi nel settore giovanile scolastico, che giochi a 11, devi avere delle realtà un pochettino più numericamente in grado. Però non lo so se si riuscirà, non sono così ottimista in queste cose. Diciamo che purtroppo... Adesso mi sono finalizzato sul Vallorco e mi concentro sul Vallorco. Guardandosi indietro, effettivamente i tentativi, nonostante siano stati ne abbiamo fatto. Validi, non sono durati. Però è anche vero che avere un po' la testa dura, i canavesi hanno un po' la testa dura, però a volte poi sono capaci veramente di fare Ma le distanze, più che le distanze, sono i servizi. Tu abiti a Torino, c'hai metropolitana, c'hai tram, c'hai autobus, ti puoi muovere nel giro di 6, 7, 10 chilometri senza problemi. Qua devi andare anche già solo da Cornier a San Giorgio e non hai nessun mezzo. Capisci? Allora è anche difficile fare lavorare così sul territorio, perché proprio il servizio non questo è... diamo anche un messaggio, ma è giusto, nel senso che il territorio... Non c'è nemmeno più il treno che vada a Rivarola a Ponte, diventa difficile. Ma questo sembra che prossimamente si arrivi di nuovo a avere qualcosa, noi aspettiamo sempre. Noi dopo che ci mettiamo lì, aspettiamo. Sei troppo legato al discorso auto del genitore, perciò devi capire anche che il genitore lavorano. In una certa ora, perciò diventa sempre più difficile fare gli spostamenti su quello. Speriamo che anche questa situazione venga a migliorare. Gigi, siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio. Volevo solo, se mi dai ancora un minutino, citare due personaggi che per noi stanno diventando importanti. Uno è Marco Moro. Che i canavesani conoscono. Abbiamo imparato a conoscerlo prima in campo con le maglie dell'Ivrea, della Rivarolese, poi anche fuori. Io lo conosco proprio da quegli anni lì. Esatto, sì, perché era Rivarolo nell'anno dell'eccellenza. Poi ha vinto il campionato. Ha giocato anche a Forno, ha finito la categoria a Forno. E l'anno scorso era il nostro allenatore, finalmente sono riuscito a convincerlo che il Vallorco era possibile società, ed è venuto con noi. Poi gli abbiamo proposto col tempo, con l'andare della stagione, di diventare il responsabile tecnico, direttore sportivo, ma più che direttore sportivo è il responsabile tecnico delle quattro categorie del settore giovanile scolastico, ed è preso, veramente è partito alla grande, in pole position, ma è partito alla grande. Marco ha tanto da insegnare, ma anche umanamente mi piace. Marco, io sono amico da persona schietta, diretta, che ha veramente tanto da insegnare. Molto. E poi nell'attività di base è già il secondo anno di Solero, di Alessandro Solero, anche lui un ottimo elemento, preparato, laureato, uomo di sport, molto ideale per l'attività di base. Ma perché anche questo, Gigi, inutile nasconderlo, che oggi bisogna crescere in quelle categorie sul campo, ma anche fuori dal campo. Fuori dal campo, anche nella gestione dei genitori, che diventa sempre più complicata, però anche nella preparazione tecnica verso i tuoi allenatori. Abbiamo i patentati in tutti i settori, questa è un'altra cosa importante, negli allievi, negli under 16 ce l'abbiamo negli under 14, ce l'abbiamo negli esordienti, nei pulcini, abbiamo inserito qualità e quantità. Inserendo dei ragazzi che sono universitari nel settore specifico, e li aggreghiamo agli altri allenatori in modo che crescano anche loro. Perché sottolineiamo anche il fatto che il calcio, anche sotto un punto di vista lì, al di là della questione tecnica, anche sotto un punto di vista fisico, è cambiato veramente tanto. L'abbiamo visto, visto che è 30 anni che anch'io mi permetto di... Si corre molto di più adesso. Oggi la parte dinamicità fisica è
incredibile, è aumentata tantissimo. Anche al pari della tecnica, però effettivamente sotto il punto di vista fisico c'è una necessità di preparazione totalmente diverse e hai bisogno di persone, di personale che sia in grado anche di gestire questa parte e di permettere ai ragazzi di crescere senza le problematiche che possono avere anche alla loro età, che non è una cosa di secondo piano. Va bene. Gigi, grazie. Grazie a te di avermi chiamato. Sicuramente ci vedremo anche a Rimbergoglio, mitico campo della Vallorco. A settembre. Assolutamente. Ti inviteremo quando presentiamo tutta la famiglia Vallorco. Sarà veramente un gran piacere venirvi a trovare. Gigi, per il momento grazie, buon lavoro, buon tutto, ma soprattutto un grande in bocca al lupo, perché la Vallorco sicuramente è uno splendido simbolo di questo canadese. Certo. A livello sportivo, manco male. 110 anni di storia. Gigi, grazie. Grazie, alla prossima. Grazie, ciao.